Ora c'è quel momento della settimana, torna solo risposte sbagliate. L'ultima volta ci eravamo lasciati con un titolo così sconosciuto che avrei dato per buono uno qualsiasi dei suoi titoli. Don Ciutino è così preciso che di sicuro si è fatto aiutare da Google Lens, quindi voglio premiare anche Legione Oscura che, se non altro, ha tirato fuori il titolo occidentale. Sono state poi molte le risposte sbagliatissime e ho apprezzato molto la pessima Karate Kid. Ma anche l'omaggio a Sanshiro Segata è tanta roba. Ma bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche con una magliettaccia. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, io sono veramente in straritardo, sta per iniziare il weekend e non c'è tempo da perdere. Quindi iscrivetevi subito al canale mettendovi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. In descrizione trovate tanti links, tutti quanti da cliccare, mi raccomando fatelo. Io ho detto tutto, iniziamo! Non sarebbe un TG Poro senza l'angolo della poracciata. Cosa riusciamo a scroccare questa settimana? Partiamo dall'Epic Game Store. Da oggi Chess Ultra e lo starter pack di World of Warships cederanno il posto a The Silent Age e Tunche, che sono rispettivamente un'avventura grafica punta e clicca in due dimensioni e un beat'em up roguelike sempre in 2D. Non conosco nessuno dei due, ma in Tunche uno dei due personaggi giocabili è Ed Kid da Ed in Time e già questo me lo fa adorare. Voi li avete mai giocati? Sony ha confermato i giochi del Plus di aprile. A unirsi alla libreria Essential a partire dal 4 aprile, martedì prossimo, ci saranno Meet Your Maker, titolo offerto dal Day One, Sackboy, A Big Adventure per gli amanti dei platform e Tales of Iron. Questo in particolare ve lo consiglio, un po' Metroidvania, un po' Souls-like, si tratta di un gioco che ho apprezzato particolarmente lo scorso anno. Trovate la mia recensione su everyeye.it. Ben diverse le cose sul fronte Microsoft. Non solo l'azienda ha deciso di rimuovere la promozione del pass a $1, una delle più grandi scappatoie legali per avere mesi e mesi di abbonamento a costo praticamente nullo, ma inoltre non è che ci sia proprio da gioire con i due titoli proposti con il Gold di questo mese, Out of Space e Peaky Blinders Mastermind, un mese a dir poco poraccio. Ma cosa ci siamo persi in questi giorni? Beh, qualche drammone e anche qualche successo. Partiamo dal caso Multiversus, il popolare Smash clone sembrava essere la dimostrazione vivente che può esistere un'alternativa a Smash di buona fattura e che i free to play a supporto continuo, se gestiti con intelligenza, possono avere lunga vita sul mercato. Ma qui va sottolineato quel sembrava. Infatti, dopo mesi di declino della player base, gli sviluppatori di Multiversus hanno preso una decisione a dir poco drastica. Il gioco, che era ancora in una fase di open beta, verrà sostanzialmente chiuso per essere rilanciato nei primi mesi del 2024. In questo periodo di tempo tutte le modalità online non saranno accessibili e immagino che chi ha comprato la Deluxe Edition al lancio non sarà felicissimo di questa notizia. La pausa a quanto pare servirà per rimettere in sesto il gioco con nuovi contenuti, funzioni e modalità, e a questo punto non rimane che fidarsi della parola data dagli sviluppatori. Un altro floppone, perché purtroppo così va definito, è quello del lancio di The Last of Us Remake su PC. Il titolo è stato pubblicato in uno stato a dir poco pietoso e online sono numerose le segnalazioni di bug e problematiche assortite, tra cui frequenti crash che trasformano l'esperienza di Naughty Dog in qualcosa a tratti involontariamente comico, ma anche completamente ingiocabile. Lo studio si è scusato per il pessimo lancio, visto che lo sviluppo è stato portato avanti da un team interno con l'aiuto di Iron Galaxy e già stanno uscendo le prime patch. Fa strano però vedere l'IP più importante di Sony arrivare in queste pessime condizioni, soprattutto in un momento storico dove la colonizzazione del mondo PC sembra assumere una certa importanza all'interno delle strategie di Sony. Tanto che poi in soli due giorni le vendite sono crollate e il titolo è già fuori dalla top 20 di Steam. Ma non è che l'azienda di PlayStation se la passi poi male, anzi, il mese di febbraio è stato da record per PS5 in America, tanto che la console ha venduto più di quanto qualsiasi altra piattaforma PlayStation sia mai riuscita a fare nel mese di febbraio. Il risultato è che PlayStation 5 ha già sorpassato Switch e Xbox per il 2023, imponendosi come non solo la console più venduta in termini di unità, ma anche
quella che ha generato più introiti, sempre sul suolo nordamericano. È interessante da analizzare anche la settimana appena trascorsa in Giappone. Mentre la console Sony non ha registrato incassi record, la top dei software vi sorprenderà. Infatti, prima e seconda posizione sono occupate da Resident Evil 4, sia in versione PS5 che PS4. E come potete vedere dai numeri totali, le due versioni hanno registrato più o meno lo stesso interesse da parte del pubblico. Diciamo che l'aver fatto marcia indietro sull'esclusività next gen, rendendo il remake un titolo cross generazionale, è stata una scelta che ha dato ragione a Capcom. E poi non so se vi rendete conto, ma Capcom ha comunicato che su scala globale il remake è riuscito a vendere 3 milioni di copie in 2 giorni, un successo a dir poco impressionante. Si tratta infatti del secondo miglior lancio di sempre della serie, dietro a Resident Evil 6 con 4,5 milioni di copie in 2 giorni, un risultato assurdo quanto inaspettato, ma che straccia gli ottimi risultati dei più recenti Village e del remake di Resident Evil 2, che i 3 milioni di unità li hanno raggiunti in 4 giorni. Ecco un altro numero poi super curioso. Con questi 3 milioni il remake ha già venduto più di quanto abbiano fatto la versione GameCube, ferma a 1,6 milioni, e PS2, che ha raggiunto i 2 milioni, durante tutto il loro ciclo vitale. Un successo per me strameritato. In questi giorni sono arrivate parecchie segnalazioni dove sembrerebbe che Nintendo non abbia chiuso gli eShop di 3DS e Wii U. Purtroppo, poracci, non è così. Mi dispiace, ma non si torna indietro. Però attenzione, perché effettivamente la grande N ha dato una seconda chance a chi ancora ha dei codici di download da riscattare. Infatti, a causa di alcuni disservizi, questa funzione è stata disattivata prima della chiusura ufficiale degli store. Per rimediare a questo inconveniente, Nintendo ha annunciato su Twitter che i codici si potranno riscattare fino al 4 aprile, ma trattandosi di un annuncio arrivato dall'account giapponese, da noi il termine massimo dovrebbe essere il 3, sempre di aprile. La situazione, per quanto riguarda i nuovi acquisti, non cambia minimamente. E prima di passare alle notizie del giorno, un piccolo update su due edizioni fisiche che faranno la felicità degli appassionati dei platform. La Sonic Origins Collection riceverà un corposo aggiornamento il prossimo 23 giugno, che apporterà tanti nuovi contenuti, tra cui numerosi titoli Game Gear e anche Amy come personaggio giocabile. Ma la cosa più incoraggiante di tutte è che Sega è stata aiutata nello sviluppo di questo update da Ed Cannon, lo studio responsabile di Sonic Mania. Chi ha già comprato la versione base potrà effettuare un upgrade a pagamento, altrimenti la Sonic Origins Plus verrà venduta anche in formato fisico a una quarantina di euro in un'edizione molto gustosa, con tanto di cover reversibile e artbook dedicato. Veramente niente male. Allo stesso modo, il discusso Crash Team Rumble riceverà la sua versione fisica. Lo spin-off multiplayer sviluppato da Toys for Bob sembrava dovesse uscire solo in digitale, ma ora sono apparse le prime conferme di un'edizione fisica dell'edizione deluxe del gioco, almeno per il mercato americano. Vi ricordo che il titolo uscirà il 20 giugno, mentre la closed beta, aperta solo a chi ha preordinato il gioco, si terrà dal 20 al 24 aprile. Ma bene, passiamo alle notizie del giorno. Il trailer di Tears of the Kingdom ha svelato alcune delle meccaniche principali del gameplay del titolo, ma in coda ai 10 minuti di presentazione c'è stato un altro reveal attesissimo, ovvero l'edizione limitata di Switch OLED a tema Tears of the Kingdom. Peccato che neanche il tempo di far finire il reveal della console che c'è già chi pubblicava un unboxing di straforo. Ma com'è stato possibile? Non si sa. L'autore dell'unboxing anticipato è il proprietario del canale Beat'em Ups, uno dei content creator Nintendo più famosi in circolazione. Possiamo dare per certo che la console non gli sia stata inviata da Nintendo come mossa di marketing, perché Woody Hawker ha concluso da qualche anno e in modo parecchio brusco la sua collaborazione con la grande N, e allo stesso tempo lo youtuber si è ben guardato dal rivelare come abbia fatto a bruciare tutti quanti sul tempo. Probabilmente o durante il PAX East è entrato in contatto con qualcuno, oppure il buon Woody conosce qualche impiegato nella grande distribuzione che gli ha passato di straforo la console. E chissà se questa operazione di contrabbando gli è anche costata qualcosa, ma soprattutto chissà come Nintendo prenderà questo leak e soprattutto se deciderà di agire per vie legali. Staremo a vedere. In ogni caso, il video direi che è utilissimo.
un po' perché toglie a gran parte degli youtuber l'ansia del dover arrivare per primi per proporre un unboxing attesissimo, dall'altro perché aiuta parecchio a farsi un'idea sull'effettiva riuscita di questa edizione speciale. Vederla dal vivo è tutta un'altra cosa rispetto alle foto dei leak e ai render ufficiali. Io però non cambio idea, per me rimane una versione abbastanza bruttina, e prendere un'altra OLED che poi sarei troppo spaventato di utilizzare sarebbe veramente troppo. Stavolta scelgo di fare il gamer piuttosto che il collezionista. Fatemi sapere voi nei commenti se la prenderete, però vi lascio un'altra informazione molto interessante. Una volta avviata la console, Woody ha scoperto che il firmware era fermo alla versione di giugno 2022. Questo significa che le console erano già pronte, stipate, chissà dove, da tanto tempo. Un segreto rovinato praticamente all'ultimo, una storia assurda. E a proposito di segreti rovinati, state molto attenti agli spoiler sul film di Super Mario, perché in questi giorni ne stanno uscendo veramente di tutti i colori. Perché se da una parte abbiamo Universal Pictures, che sta spingendo parecchio sulla campagna marketing del film, con trailer geniali, interviste ai doppiatori e siti interattivi ricchi di easter egg, dall'altro è successo quello che non doveva succedere. Il film è stato già leakato e girano in rete spoiler di tutta la pellicola, ma le informazioni trafugate non si fermano solo alla trama, abbiamo anche la data di uscita dell'edizione Blu-ray, il ruolo di Charles Martinet all'interno del film e anche le implicazioni lasciate dalla scena post-credits. Se state aspettando con ansia l'uscita del film di Super Mario Bros., attenti agli spoiler, anzi, fate una bella cosa. Finite di vedere il video e poi allontanatevi da internet fino al 5 aprile. Io vi ho avvertito. E chiudiamo con una notizia tristissima. L'edizione 2023 delle 3 è stata ufficialmente cancellata. E il futuro di quella che un tempo era la fiera più importante del mondo videoludico è molto incerto. Non abbiamo avuto modo di coprire tutte le notizie riguardanti la fiera, ma nel corso delle ultime settimane un po' tutti i grandi publisher stavano dando forfait. Già sapevamo che i tre big del settore non avrebbero partecipato, ma piano piano tutti quanti se ne stavano chiamando fuori e anche altri nomi importanti come Ubisoft e Sega si erano aggiunti alla lista degli assenti. La decisione definitiva è arrivata quindi ieri tramite un comunicato ufficiale dove l'ESA e Reed Pop annunciavano la cancellazione dell'evento sia in formato fisico che digitale. Per me si tratta di un grande colpo al cuore, ma è più che altro per un fattore nostalgico. Da giovane leggevo sempre con grande entusiasmo le notizie provenienti dalla fiera di Los Angeles sulle riviste di videogiochi e non vi nascondo che ho provato a entrare all'interno del settore del giornalismo videoludico con la speranza di partecipare un giorno alle 3. Purtroppo mi sa che mi sono mosso troppo tardi, un vero peccato. Però rendiamoci conto che per noi utenti non cambia poi molto. Tutte le manifestazioni digitali continueranno a svolgersi ugualmente ed è un po' questo il senso della cancellazione. Perché i publisher dovrebbero sottostare ai costi e alle limitazioni di un evento specifico quando ormai tra showcase e direct si ha una comunicazione molto più diretta e controllata con la propria utenza? E sebbene non credo che l'E3 si riprenderà da questo colpo, almeno non immediatamente, visto che il declino era già iniziato ben prima della pandemia, allo stesso modo non penso che sia la fine degli eventi fisici. Ci sono tantissime manifestazioni annuali che godono di buona salute e attraggono visitatori da tutto il mondo. È finita più che altro l'era del prestigio dell'E3 e della centralità che questi eventi ricoprivano fino a una decina di anni fa. Aspettatevi comunque un'estate ricca di appuntamenti da seguire tutti quanti tassativamente in Poro Live. E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto per continuare a discutere insieme nei commenti delle notizie del giorno. Non mi resta che augurarvi un buon weekend e darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo Sonic tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Tears, Michele Unboxing, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Nerdate duro, strong, durissimo. Oddio.